Mister, buonasera. Un match in salita, dopo due minuti il gol della Salernitana che ha cambiato la gara. La reazione forse non è stata quella che ci si aspettava. Meglio il secondo tempo, cambi giusti, ma forse poca incisività davanti, è d'accordo? Ma è chiaro che non è stata una bella partita, questo mi sembra palese e chiaro, non è che siamo qua tanto a girare intorno. Io sono abituato a essere molto, molto esplicito, molto chiaro, trasparente sia nelle vittorie che nelle sconfitte. Mi spiace, c'è tanta rabbia perché in casa dovevamo dare continuità, veniamo da un gran periodo anche se c'è stata la sconfitta di Reggio Emilia. Ma è chiaro che partire dopo un minuto e mezzo regalando un gol contro la Salernitana non è sicuramente un inizio di partita che ci aspettavamo. Poi sicuramente un brutto primo tempo in generale, poi il secondo gol, anche lì un regalo, perché comunque poi andiamo a vedere, sicuramente non abbiamo fatto una buona partita, specialmente nella prima parte, però i due gol vengono anche da due disattenzioni che dispiace perché comunque poteva nascere una partita diversa. Poi si può parlare di tante cose, però c'è da dire che poi il tempo ce n'era, chiaro che di fronte a una squadra forte, ma l'Ascoli oggi non ha fatto per niente bene nel primo tempo, secondo me la squadra ha anche pagato tra virgolette un po' di stanchezza nervosa, il fatto di rincorrere ci può anche stare tra virgolette. Il secondo tempo secondo me siamo andati meglio, è mancato il guizzo decisivo per riaprire la partita. È stata la peggior partita della sua gestione? Ma sì, è stata sicuramente una bella partita, ripeto, il primo tempo. Secondo tempo squadra si è chiaro che poi loro si sono messi là a difendere, ripartivano, i ragazzi hanno cercato di dare tutto quello che avevano, questa è la cosa importante, le responsabilità sono sempre mie, io faccio le scelte, quindi loro devono stare sereni, tranquilli, nel senso che sono io sempre il responsabile, però è chiaro che bisogna anche poi esaminare quello che si è fatto e bisogna capire che bisogna anche stare più attenti, più concentrati in determinati momenti. Dispiace perché la squadra stava facendo molto molto bene. Adesso non è che è tutto nero, perché bisogna essere anche equilibrati, perché sennò io lo sono. Quindi so, questa partita mia purtroppo è una brutta partita, lo dico io che sono il responsabile. Va cancellata immediatamente e va preparata una settimana importante, adesso ci fermeremo un giorno e mezzo, e riprenderemo lunedì e cercheremo di subito ripartire perché ne abbiamo l'obbligo, ci sono ancora tante partite, tanti punti a disposizione e dobbiamo assolutamente ripartire. Lo sapevamo che non era facile questa cosa, quindi l'obiettivo sono sicuro che lo centreremo. Però oggi è stata una partita sicuramente negativa. Ha scelto dal primo minuto Bukel, erano quelle le caratteristiche che servivano per contrastare la Salernitana? Ma scelgo Bukel perché loro è una squadra che non gioca, tira palloni lunghi sulle punte, Marcel ha più caratteristiche da incontrista, davanti agli stopper poteva dare una mano. E poi era pronto Andrea Danzi con altre caratteristiche, la partita va costruita, ci sono anche 5 cambi, poi è chiaro quando tu vai subito sotto ti cambia tutto e ho cercato poi subito di metterci un po' a 3 cercando di avere un po' di superiorità là dietro, un pochettino meglio ma poco. Ottimo Danzi, stesso discorso per Parigini, forse quello che è mancato nel primo tempo era la spinta sulle fasce, il creare superiorità numerica, è da qui che si riparte? Ma bene Danzi, bene, sì, è entrato bene anche Vittorio, anche se non ha ancora una condizione ottimale, ci stiamo lavorando. Spinta sulle fasce, sicuramente mi aspettavo qualcosa in più da Dorazio, ripeto, è stata una partita molto condizionata da subito due sventole pronti e via
che ci ha mandato un pochettino in tilt. Non è facile gestire subito un doppio svantaggio anche per la situazione da dove veniamo, no? Quindi a livello psicologico abbiamo avuto un brutto contraccolpo. Sicuramente tante cose non hanno funzionato, questo è chiaro. Perché Mosti largo a destra? Mosti nasce lì. Mosti è un mancino che ho scelto di aprire il gioco, siamo andati molto meglio con la coppia Federico e Riad in mezzo, 4-4-2, 4-2-3-1 con un po' l'ingresso di Danzi per cercare degli uno contro uno, perché era evidente che in mezzo si faceva fatica a passare, quindi cercare qualcosa abbiamo fatto, abbiamo mosso qualcosina, è chiaro che, ripeto, ci è mancato quell'uno contro uno, quella giocata vincente, individuale anche, per riaprire la partita. Non siamo riusciti a riaprire la partita. Perché non si è riuscito a contenere Tutino? Ma Tutino è un giocatore importante in questa categoria, chiaro che ha delle qualità importanti, chiaro che poi dopo si mette la partita che la Salernitana è capace di fare, ma un po' tutte le squadre con quelle caratteristiche lì, cioè che noi attacchi e ti apri un pochettino e poi negli spazi loro colpiscono con Tutino, che è un giocatore assolutamente di grande qualità, quindi non è che non siamo stati bravi a marcarlo, e che poi c'erano anche le condizioni sul campo aperto, non è facile. Io dico che, continuo a dire che gli episodi iniziali bisogna stare più concentrati, perché comunque siamo all'inizio della partita e bisognava stare un pochettino più concentrati, no? e stare in partita, e poi secondo me poteva nascere anche una partita diversa. Si è messa subito in grande salita e quindi poi diventa tutto più difficile, sia a livello psicologico che anche a livello tattico, che poi loro prendono coraggio e tu invece sei là che devi sempre ricostruire, ripartire, non è semplice. Di fronte anche a un avversario di tutto rispetto come la Salernitana. La preoccupa questa sconfitta in vista del prossimo match col Pordenone? Ma più che mi preoccupa, sono dispiaciuto, prima di tutto per i nostri tifosi, per la squadra, per i ragazzi, per tutti, per la società. Mi dispiace perché io sono sempre responsabile, quindi sono io che devo subito prendere la situazione in mano, capire e analizzare come faccio sempre. Non sono preoccupato, questa squadra secondo me oggi ha anche pagato un po' d'azio a livello psicologico, a livello nervoso, abbiamo steccato, questa è la verità, è inutile che ci giriamo intorno, io non ci giro intorno, e quindi passiamo, archiviamo velocemente, dobbiamo assolutamente, abbiamo l'obbligo e il dovere, la cattiveria e l'orgoglio di ripartire subito come abbiamo fatto quando sono arrivato, quindi da qua però dobbiamo imparare, perché se sono due sconfitte di seguito questo non va bene, chiaramente una grande partita a Reggio oggi no, e quindi in una maniera molto serena, come faccio sempre quando si vince, analizzerò bene queste due partite, soprattutto questa, e devo come sempre capire il perché, ci sono tante cose da analizzare, lo farò insieme ai miei collaboratori, lo farò insieme ai ragazzi, è una squadra che continua a dire che ha delle grandissime qualità. È chiaro che due sconfitte, le antenne sono sempre dritte, io ce l'ho sempre alte, però due sconfitte cominciano, non mi piacciono sicuramente, e bisogna capire il perché. Grazie mister. Grazie a te.